Sì, non è stata facile perché all'inizio siamo partiti un pochino così così, ci ha un po' sorpreso la loro aggressività. Poi diciamo che il rigore ci ha un po' svegliati e abbiamo fatto una grandissima partita. La squadra si è espressa molto bene, si è adattata molto bene al campo, all'avversario. Siamo riusciti a chiudere bene tutti gli spazi, a ripartire e poi penso che la vittoria sia stata meritata. Solo che volevamo dare continuità ai risultati fatti in casa. Quest'anno fuori casa abbiamo un pochino stentato. Oggi finalmente abbiamo fatto una grandissima partita a livello, ripeto, di personalità, di tutto, quasi perfetti. Quindi volevamo anche regalare una vittoria ai nostri tifosi, visto che vengono, ci seguono sempre in tutte le parti d'Italia e oggi penso che sia stata una giornata molto bella per tutti. E è cambiato lo spazio dato al Perugia, che è una grossa qualità. È cambiato che magari potevamo avere l'occasione, abbiamo avuto un paio di volte l'occasione Guigna di poter portarci in vantaggio all'inizio anche del secondo tempo, però già si vedeva che il Perugia aveva preso in mano, era padrone del campo e hanno fatto dei gol di bellissima fattura, ma non siamo riusciti a contrastarli bene in quella zona del campo e in un minuto hanno portato la partita a loro favore. Fino a quel momento credo che la partita era in assoluto equilibrio. E dispiace molto perché è un peccato per tutti, perché credo che fino a quel momento, come dicevo, avevamo fatto una buonissima gara. Però poi alla fine nel calcio contano i risultati e lo score dice che abbiamo perso 4-1 in casa e abbiamo perso l'ennesima partita, quindi è inutile commentare, è difficile commentare una gara del genere. C'è stata l'esclusione Lotti per un aspetto prettamente tattico. Volevamo sfruttare la velocità di William, ma sapendo che non aveva tanti minuti nelle gambe, però poteva metterli in difficoltà. Mi sembra che così è stato, perché abbiamo avuto con William una palla messa in mezzo, occasione di Sena dopo pochissimi minuti, e si è preoccupato del calcio di rigore. Abbiamo avuto anche l'occasione di fare il 2-0 con Franco, che ha ritardato un attimo la giocata 3 contro 2. Quindi credo che William sia stato il giocatore nostro più pericoloso. Quindi l'esclusione di Novotny era, ecco, soltanto per sfruttare la velocità di William. Non dovevamo prendere assolutamente né il 2-1 né il 3-1 per poter portare, ma credo che l'episodio chiave sia stato l'1 pari subito dopo 15 minuti, 20 minuti del secondo tempo, insomma, del primo tempo, sul calcio di rigore. Non so quanto c'era, però va bene. Se riusciamo a tenere più risultato, questa squadra ha bisogno di entusiasmo e credo che poteva portare più la partita in modo diverso. Dopo aver subito il secondo del Perugia, si è notato subito uno scoramento da parte dei giocatori. E questo, in un minuto, abbiamo compromesso quanto di buono avevamo fatto fino a quel momento. È questione di testa perché forse dipende anche dai risultati, perché i numeri parlano chiaro, 11 partite, 9 sconfitte e 2 vittorie. Quindi magari dentro un giovane, quando passa in svantaggio non credi più. Però è una pecca che dobbiamo eliminare perché sennò vuol dire che se passiamo in svantaggio io non ho più fiducia in Pepe, Pepe non ha più fiducia in Meola, Meola in Martinovic per fare dei nomi, quindi per dire tutto. Quindi si perde la fiducia verso il compagno, la dimostranza è solo questa, perché non sa, non ha più fiducia nel compagno. Invece ci succede che magari, come all'Aquila, che sta in svantaggio di 2 gol, non ha niente da perdere, il secondo tempo non siamo concentrati nei 90 minuti. Anche all'Aquila si è fatta una buona partita, si è preso gol, poi ha avuto la reazione nel secondo tempo, però il calcio secondo me è fatto di episodi, perché uno può giocare bene o male, ma poi alla fine sono gli episodi che determinano il risultato. E l'avete visto oggi. Io a fine primo tempo non potevo mai pensare, non mi era mai successo dopo un primo tempo del genere di perdere 4-1. Perché quando perdi 4-1 vuol dire che non ci sei in campo dall'inizio. A me mi è capitato di perdere anche 4-0 quando era a Modena a Reggio Calabria, ma non siamo proprio scesi a Reggio Calabria, forse eravamo in vacanza, c'era il sole, 40 gradi. Forse era quello il motivo, ma la Paganese di oggi non riesco a è quello, non riesco a dare un motivo. Non è che non è scesa in campo la Paganese, però oggi abbiamo preso 4-1. Io qua che vi devo dire? Che dobbiamo dire? Uno che non guarda la partita oggi dice questa è una banda, non possono giocare a calcio, ma fino al 16° al secondo tempo, per me questa è stata una buona Paganese, che non meritava di perdere. Poi si è spenta la luce. Quindi le partite durano 90 minuti. Dobbiamo lavorare tutti nella testa, avere sempre più fiducia in noi, ma dobbiamo aumentare la concentrazione.